Questa è una truffa bella e buona farsi rubare davanti agli occhi veramente. Lo dico e lo ripeto, è una vergogna senza precedenti. L'Inter ha rubato ancora una volta in casa della Juventus. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Signori miei io me l'aspettavo, ce l'aspettavamo tutti, che il ladrocino, qualche furto avvenisse bene. È avvenuto il furto più grande che ci poteva essere. Gol irregolarissimo di Lautaro Martinez, gomitata netta di Darmian su Chiesa. Andremo a approfondire bene quello che è successo perché dobbiamo trovare anche le differenze tra gol annullato al nostro Ken. Juve-Verona. E questo gol invece è dato regolare. Dov'è la differenza? Ora vi spiego io dov'è la differenza. Perché qui si parte addirittura dall'alto, si parte dalla FIGC, si parte dal solito complotto che non vogliono che la Juve venga. Più uno scudetto. Iscrivetevi al canale perché è gratis, amici bianco neri, sono sempre qui a difendere la nostra Juventus. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perdrete mai un video. E siamo sempre... Live in lei si rincide, madame Messie e signore e signori, ma i signori quelli vere, quelli, quelli gobi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui. Un giorno sì. Un giorno: la differenza tra il gol annullato a Kenny Juve Verona e questo gol invece convalidato all'Inter di Lautaro, che portano a casa un pareggio. Che non meritavano, perché quel gol va annullato, perché Darmian alza il gomito, becca in faccia Chiesa e guarda caso non ci sono le immagini guarda caso tutte le tv non hanno mostrato un'immagine ma è possibile che con la spider cam che gira e rigira sopra lo stadio non c'è un'immagine che fa vedere effettivamente se c'è la gomitata perché l'arbitro ha giudicato tutto regolare però non mi fanno vedere le immagini io voglio vedere l'immagine. Io voglio vedere l'immagine che avete mostrato quella su Ken? Che avete fatto vedere con la lente di ingrandimento che Kenny alza il braccio, che poi Kenny non colpisce l'avversario. E se l'avesse colpito leggermente è un normale contrasto di gioco. E allora voi mi dite: è allora un normale contrasto di gioco tra Darmian e Chiesa? Eh no! Carissimi ladri, perché vi chiamo ladri? Perché pensate questo che è un normale contrasto di gioco? Perché a me mi annulla nel gol di Ken. Perché se cambiassi, non mi segna il 97esimo, io quella partita non la vinca, la dovevo vincere già dal primo tempo 2 a 0. Questo è il ladrocinio. Questa è vergogna serie Questa è la vergogna che ci sta servendo in un piatto il signor Ravina. Che mi rivolgo al signor Gravina, cosa dobbiamo fare ancora a giocare in questa serie? L'ho detto tempo fa e lo ripeto: chiudiamo e andiamo a cene via. Abbandoniamo questo scempio. Abbandoniamo questa vergogna, abbandoniamo questo campionato. Tanto non ci vogliono far vincere. C'è poco da fare, c'è poco da, da giocare a calcio. Qui c'è già da giocare nei tribunali come fa l'Inter, denunciare questo sistema marcio, questo sistema sporco e andarsene a giocare in Arabia. Andiamo a giocare in Arabia che forse è meglio. Che forse è meglio perché qui è inutile giocare contro l'Inter quando è vero che la Juve ha fatto forse uno, due, tre, due, tre tiri in porta, partita brutta, ma il gol dell'Inter è da annullare. Il gol dell'Inter è da annullare come ha annullato quello di Ken allora Perché se no questa qua veramente non me la chiami parità. Questa è disparità, questo è trattare male la Juve, questa qua è assolutamente evidente di fronte a tutti dimostrare che la Juve non deve più vincere. L'ho detto già, è inutile che continuiamo a giocare, rischiamo di fare inforto ai giocatori, vendiamoci tutti i pezzi grossi, tanto è inutile che ci manteniamo forti, troveranno qualunque cavillo quest'anno per non mandarci in Champions. Non pensate che sarà liscia. Tra Natale e Capodanno troveranno qualcosa, troveranno qualcosa per penalizzarci perché ormai lo so. È ormai una storia vecchia. È la storia che raccontavo tempo fa. È inutile che il signor Ferrero, presidente della Juve, ci parla che c'è la libertà di stampa. Signor presidente Ferrero, stamattina lei, stamattina lei, presidente Ferrero, si doveva svegliare e urlare allo scandalo. Invece no, la Juve stamattina è muta. La Juve stamattina sta zitta e non va bene. E non va bene perché non vedo un giornale un quotidiano a parte tutto sport perché ci difende col direttore Maciago. tutti gli altri giornali non parlano di scandalo non parlano di gol da annullare addirittura i quotidiani quelli interista neanche citano il fallo di Darmian su Chiesa, neanche lo hanno citato addirittura dicono che Guida è stato eco, ma qual è eco? Ma quale equo? Qui non c'è nessuna equità. Qui c'è un gol irregolare dell'Inter, convalidato, l'Inter porta a casa un punto che non meritava. Perché quel gol è da annullare. D'Armiani alze braccio. Il VAR doveva richiamare l'arbitro. Ladri! Ladri! Ladri di calcio, ladri! Che vincete gli scudetti in tribunale. Che vi prescrivono per non essere condannati. E ancora si continua a sottostare a questo potere maccio. E io non ci se lo ripeto. Ma dov'è quel presidente della Juve? Dov'è Ferrero che mi parla di libertà di stampa? Mi parla che bisogna accettare le sentenze, bisogna avere fiducia nella giustizia sportiva? Cazzo dici Ferrero? Cazzo dici Ferrero? Cazzo dici? Io devo accettare questa giustizia? Io devo, io devo accettare questa mia chiamata giustizia? Questa è giustizia? Se questa è giustizia veramente chiudete il calcio. Non illudete i tifosi che pagano centinaia di euro per venire allo stadio. Perché questo è anche un furto. Perché vengono furtati anche gli stessi tifosi che vengono allo stadio per vedersi convalidare. Per convalidare agli avversari un gol irregolare. Ragazzi, qui c'è gente che lavora, si spacca il culo per, essere, per avere uno stipendio da 1000 euro. E ne spende 100, spende il 10% dello stipendio per venire allo stadio e vederci furtati. E vedere la Juve fare silenzio non ci stiamo. Lo stile Juve, purtroppo, deve essere accantonato. Qui bisogna fare guerra contro un sistema che ci vuole morti, che ci vuole per terra, che non ci vuole far vincere. Sistema Marcio e chi è d'accordo con me, signori miei, dovete condividere questo video. Lo dovete condividere e portarlo nelle, nelle TV di tutti, nei telefoni di tutti nei picci di tutti, in qualunque conti vedete questo video signori miei, perché dobbiamo far capire che il sistema è in marcia e così non possiamo andare avanti, perché sono stufo di essere trattato male e che la Juve debba tacere, io non lo accetto, io, non, io ho fiducia in questa società in quanto sta sistemando una matassa che è veramente ingrovigliata, però devono anche alzare la voce e difenderci perché siamo stufi di essere derubati, derubati da una squadra una squadra che viene prescritta puntualmente tra passaporti e arbitri pagati come nel 2006 e tutto si chiude sempre perché loro non sono la Juve e la Juve deve sempre pagare. Così io non ci sto. Gol irregolare, pareggio e meritato dell'Inter prescrittese. Fino alla fine, forza Juventus Yemenevaio. Ho sapeno che a tutti picciotti, ciao.